Buonasera e benvenuti all'incontro Famiglia Patrimonio dell'Umanità. Pregherei coloro che sopraggiungono di andarsi a sedere nel maggior silenzio possibile. Abbiamo un posto provvisoriamente vuoto perché il ministro Guidi è in viaggio verso Rimini e dovrebbe arrivare entro una decina di minuti. Innanzitutto vi presento i partecipanti a questa tavola rotonda che le garantiscono una qualità davvero elevata sia da un punto di vista istituzionale che da un punto di vista, non posso dire sostanziale perché c'è sostanza anche nelle istituzioni, ma insomma da un punto di vista sostanziale. Cioè va bene adesso? Allora, benvenuti a questa tavola rotonda, che è una delle tavole rotonde fondanti del meeting di Rimini 1994 e che sarà certamente di particolarissimo interesse per l'alto livello e di cultura e testimonianza personale e di responsabilità istituzionale di coloro che vi partecipano. Il ministro Guidi è in viaggio, è alle porte di Rimini, ma sarà fra noi, pensiamo, entro una decina di minuti. Vi presento innanzitutto chi presiede questo incontro. Io porto il saluto del meeting e collaborerò magari in qualche aspetto della gestione di questa tavola rotonda, ma il presidente dell'incontro è Monsignor Giuseppe Fabiani, vescovo di Imola. Alla mia destra il dottor Guzman Carichiri, sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici. E, se non sbaglio, è la più alta carica pontificia affidata a un laico. È vero? Vero. Alla mia sinistra, Monsignor Elios Greccia, segretario della Pontificia Commissione per la Famiglia. Non possiamo non dire che Monsignor Sgreccia e il dottor Carichiri sono persone che hanno avuto un ruolo polare nella preparazione della partecipazione della Santa Sede alla conferenza, alla imminente ormai conferenza della popolazione del Cairo delle Nazioni Unite, anche se non possiamo sapere ufficialmente se fanno parte della delegazione pontificia. Assente, ma lo presento ugualmente, ma notissimo, è il ministro Antonio Guidi, ministro della Famiglia e degli Affari Sociali. La parola innanzitutto al presidente Monsignor Fabiani. Buonasera. Il tema che dobbiamo trattare è famiglia, fondamento della società. Ma voi sapete che noi viviamo in un momento di crisi di verità, particolarmente di crisi di concetti. È alterato il concetto della verità dell'uomo, il concetto della verità del matrimonio, il concetto della verità della famiglia. Si ha l'impressione che stia avvenendo quello che descriveva Orwell nel suo romanzo 1984, quando osservava che il linguaggio, invece di essere come dovrebbe essere un mezzo di comunicazione della verità, nella realtà sta diventando uno strumento per nascondere la verità, cosicché si ha uno sradicamento culturale che poi è uno sradicamento esistenziale delle persone. Forse anche voi, come il sottoscritto, prima di leggere il rapporto in preparazione della conferenza internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo, si sarà stupito degli interventi pressanti fatti dal Santo Padre e dalla Santa Sede, lettere ai capi di Stato, colloqui con Clinton, colloqui con la segretaria di questa conferenza, la signora Sadik. E direi che la nostra stampa, non solo la stampa italiana,
ma un po' tutta la stampa internazionale è rimasta sconcertata quasi di un tentativo da parte della Santa Sede di imporre una sua visione della realtà. Vi ricordate che Amleto, quando parlava ai comici che erano andati presso di lui, osservava: compito dell'operatore drammatico è quello di presentare come uno specchio di fronte alla natura, per far conoscere alla virtù quelle che sono le sue bellezze, per dare al vizio la possibilità di vedere le sue brutture, per dare al paese attuale, al tempo in cui viviamo, la possibilità di conoscere il proprio significato e la nostra impronta, e la sua impronta. E il Pontefice e la Chiesa hanno proprio questo compito di fare conoscere la verità della virtù con tutte le sue bellezze, di mettere il vizio davanti all'umanità con le sue brutture e di fare conoscere al nostro tempo, a questo nostro presente, quella che è l'impronta sua e quella che è la sua figura. Ma il Pontefice non ha soltanto questo compito di affermare la verità, anche l'impegno preciso, proprio perché è capo della Chiesa e quindi il successore di Pietro, e quindi direi insieme con la Chiesa possessore di quella ricchezza immensa che Cristo ha dato alla Chiesa, ha la possibilità di indicare all'uomo la strada da percorrere, perché c'è una strada da percorrere, di indicare all'uomo la sua identità profonda e nello stesso tempo di fornire, se lo desidera nella sua libertà, di quelle grazie che Cristo ha portato all'umanità con la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione e col dono dello Spirito. Se avete letto il rapporto che sarà presentato e sarà discusso a questa conferenza internazionale, vi sarete accorti che purtroppo l'umanità in questi 2000 anni non è affatto cresciuta in senso di spiritualità, in senso di rispetto della dignità dell'uomo. Appena io l'ho letto, mi è venuto in mente il Gorcio di Platone e in particolare la risposta che Callicle dà a Socrate, quando Socrate cerca di portare questo giovane alle sue responsabilità. Callicle risponde: la legge con mano sovrano muove e giustifica qualsiasi ingiustizia. Chi è ricco, chi è intelligente, chi è potente ha il diritto di dettare la legge e ha il diritto di strumentalizzare tutti gli altri, perché chi è povero, chi non ha cultura, chi non ha potere, non ha vera dignità nella città. Che era in particolare quello che osservava ancora nel VII secolo avanti Cristo il poeta Alceo, quando, richiamando un detto del re di Sparta Archidamo, osservava: il denaro è l'uomo e il povero non ha dignità, non ha potere. Nel rapporto che è presentato proprio alla conferenza abbiamo questo. Voi sapete che ci sono le parentesi quadre, e in queste parentesi quadre sono racchiusi i concetti che sono discussi, che praticamente non sono accettati da tutti e che quindi verranno in un modo particolare trattati nella conferenza, per vedere se c'è la possibilità di trovare un'unanimità o meno. E uno di queste parentesi afferma questo: la popolazione è la ricchezza di una nazione. Evidentemente non tutti sono convinti di questo. C'è una battuta molto interessante di Proudhon, quando osservava: c'è soltanto un uomo che è di più nell'umanità e di cui l'umanità farebbe volentieri a meno, e quest'uomo è Malthus. E noi sappiamo che le teorie di Malthus purtroppo sono ancora presenti nella nostra società. Un altro punto
che non è accettato da tutti e che quindi è fra parentesi quadra, è quello che afferma che le persone, e in particolare i coniugi, hanno diritto di stabilire in un modo libero, senza condizionamenti e senza coercizioni, il numero dei figli che desiderano. Voi comprendete che quando ci sono soltanto queste due affermazioni, il Papa aveva il diritto di intervenire, anche in una forma piuttosto accorata, perché la ricchezza di un popolo sono i cittadini, la ricchezza di uno Stato è la popolazione che lo abita. Quando nel 410 Alarico attaccò Roma e la saccheggiò orribilmente, Agostino osservò: Roma sono i suoi cittadini, e finché i cittadini romani vivranno, anche la città di Roma avrà la possibilità di vivere. D'altra parte, lo Stato è formato dai cittadini, ecco quindi la necessità che questa realtà della popolazione sia rispettata. Direi che questo rapporto in un modo particolare considera la crescita della popolazione come in contrasto con qualsiasi sviluppo, mentre la storia ci dice, la storia presente, che i popoli che sono più ricchi normalmente hanno una popolazione maggiore degli altri come densità popolativa. Pensate al Giappone, pensate all'Inghilterra, pensate alla Germania, pensate agli stessi Stati Uniti. I popoli ricchi hanno una popolazione per densità molto elevata e i popoli poveri invece si trovano con una densità veramente paurosa, tanto è bassa, e sono poveri perché manca l'attrezzatura tecnica, mancano i prestiti, manca praticamente quel sostegno di cui c'è bisogno. La libertà è il dono massimo che l'uomo abbia. Ecco quindi che in un rapporto presentato ad una conferenza internazionale non può essere limitata la libertà dell'uomo. Pensate a quello che sta succedendo in Cina: in città non si può avere più di un bambino, in campagna più di due. E se avete visto le statistiche, io ho quelle del 1992, in India, e voi sapete che normalmente le donne in media vivono più degli uomini, in India mancano 27 milioni di donne circa. In tutto il sud-est asiatico circa 100 milioni di donne. L'unico stato dell'India in cui le donne sono in maggioranza, quasi 200.000 di più, è il Kerala. E il motivo penso che sia ovvio, perché nel Kerala c'è una presenza cristiana piuttosto accentuata. Quando alla signora Sadiq è stato chiesto qual è il punto in cui non si trova d'accordo col Vaticano, col Papa, ha risposto: il Papa parla di coppia, noi parliamo di individuo. Ma voi sapete che quando si parla di individuo si intende nell'uomo quello che è più negativo, direi una sua scelta per il possesso, per il potere, per l'affermazione, per problemi che sono particolaristici e soggettivi. Quando invece si parla di coppia, si parla di persona, si parla praticamente di un uomo che non si sente soltanto spirito e corpo, ma che sente la necessità della relazione, la necessità di impegnarsi nell'amore per costruire una sua famiglia, per avere, direi, un senso profondo nel suo tempo che sta vivendo, per poter costruire qualche cosa che sia autenticamente suo. E si ha l'impressione che questo rapporto, e praticamente quindi anche la conferenza, non soltanto non abbia il senso della dignità della persona umana, non abbia il senso della libertà che spetta ciascuna persona e in un modo particolare la famiglia,
ma non abbia il senso neppure di quella che è la dignità della vita. Diceva un filosofo italiano, Severino, che è inutile parlare di dignità della vita e di dignità dell'uomo quando non si riconosce una verità sulla vita e una verità sull'uomo. Noi cattolici sappiamo che l'uomo è un essere nato da Dio che un giorno incontrerà Dio nell'eternità. Sappiamo che fra tutte le cose create ha un valore assoluto, che è più importante dello stesso Stato, il quale è stato la sua ragione di essere soltanto se a servizio degli uomini. E quando parliamo di uomini non intendiamo l'uomo generico astrattamente considerato, ma intendiamo ciascun uomo, ciascuna donna, che ha un suo passato, un suo presente, delle sue aspirazioni, che ha un suo progetto di vita, che vive la sua giornata nella gioia, nella sofferenza, in ciò che costituisce praticamente la realtà di ogni persona. Ecco allora che parlare di famiglia fondamento della società è necessario avere idee chiare su che cosa si intende per famiglia, su che cosa si intende per società, su che cosa in modo particolare si intende quando si parla di uomo, quando si parla di vita umana. Grazie. Noi chiediamo ai nostri relatori un sacrificio loro, che è un sacrificio anche nostro. Sono persone che avrebbero da parlarci per molto più tempo di quello che dobbiamo concedere per ragioni di economia generale di questa nostra settimana. Quindi noi chiediamo a queste persone di parlarci per un quarto d'ora. Mi dispiace di doverlo fare, credo che dispiace anche a voi, ma è un sacrificio che dobbiamo chiederci reciprocamente. Dottor Guzman Carichiri. Lo ha detto così bene chi preside oggi il nostro incontro. Chi è stato attento, e lo sono stati gli organizzatori di questo meeting, sa bene dell'estrema preoccupazione manifestata dal Santo Padre circa la già così prossima conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo indetta dalle Nazioni Unite, che si svolgerà dal 5 al 13 settembre prossimo, dove questioni cruciali sono in gioco. Oggi la battaglia si combatte alle fonti stesse della vita, nell'ambito della responsabilità della procreazione, intrecciandosi come mai il domus e la polis, famiglia, popoli, stati, in condizioni che richiamano alla salvaguardia della dignità trascendente della persona umana. La conferenza del Cairo, che segue da 20 anni quella di Bucarest e da 10 quella di Città del Messico, rilancia e radicalizza politiche demografiche sempre più limitate all'ossessivo disegno di controllo della natalità. Lo scopo che si propone, lo sappiamo, è quello di stabilizzare nel giro dei prossimi 50 anni la popolazione mondiale attorno ai 7 miliardi e mezzo di individui. Come? Promuovendo ogni mezzo considerato tecnicamente efficace per raggiungere il fine, nella pretesa perfino e nei dibattiti preparatori con forti pressioni emerso chiaramente di andare oltre e di lasciare alle spalle quell'affermazione del piano approvato nella conferenza di Città del Messico, il quale almeno segnalava che in nessun caso l'aborto dovrebbe essere promosso come metodo di pianificazione familiare, raccomandando anche ai governi di prendere le misure necessarie per aiutare le donne ad evitare l'aborto. Oggi la conferenza del Cairo, l'impostazione prevalente, vorrebbe rilanciare e considerare anche l'universalizzazione dei mezzi contraccettivi, di sterilizzazione di massa, abortivi, come parte integrante di ogni politica demografica, nel quadro di una cresciuta pressione ancora per il cambiamento permissivo di legislazioni e costumi dei Paesi membri.
Per riuscire a questo scopo, sostenere questa strategia, sì eccellenza, neo-malthusiana, si propone che si proceda ad un sostanziale moltiplicato incremento dei fondi destinati alla popolazione dentro la già molto limitata disponibilità dei fondi per l'aiuto allo sviluppo e alla cooperazione. Sono ormai 30 anni e lo sappiamo bene che importanti centri di potere della società americana, la Fondazione Rockefeller, la Fondazione Ford, la Fondazione Mellon, investiscono milioni di dollari per diffondere la causa del birth control all'interno degli Stati Uniti, ma soprattutto nei cosiddetti paesi del terzo mondo. A partire dagli anni 60, i governi americani hanno considerato come dato acquisito della loro politica di aiuto ai paesi in via di sviluppo, non soltanto i governi americani, la fornitura e di fatto anche l'imposizione dei Family Planning Programs. Ora, con gli ingenti fondi richiesti ed impegnati per il programma proposto, sembra diventare nuovamente attuale quanto dichiarava il presidente Lyndon Johnson nel 20° anniversario delle Nazioni Unite. Dobbiamo agire, diceva, tenendo presente il fatto Salutiamo il ministro Guidi, ma come lui stesso ci ha detto, continuate il lavoro, poi interverrò. Dobbiamo agire tenendo presente il fatto, diceva, che meno di 5 dollari investiti nel controllo delle nascite equivalgono a 100 dollari investiti nello sviluppo economico. Non è dunque per caso che nella bozza preparatoria della conferenza sulla popolazione e lo sviluppo ci siano poche, insufficienti, insipide, grigie pagine dedicate allo sviluppo. Niente, ma assolutamente niente dell'afflatto, delle speranze di un accelerato, sostenuto, solidale sviluppo dei popoli che, seppur con intrinseche limitazioni, mitologie, si dibatteva con vigore nei decenni dei 60 e dei 70. Oggi, nella crisi di teoria e modelli di sviluppo, nell'abbandono di politiche di cooperazione, tutto diventa tendenzialmente affidato a regole di mercato che lasciano crescenti moltitudini di uomini, popoli interi in situazioni esplosive di emarginazione, di miseria, di violenza, mentre le diverse barriere protezionistiche che si alzano nella redistribuzione del potere mondiale tendono a diventare muri di contenzione e di protezione al servizio delle aree privilegiate. Ma il muro più resistente è quello dell'indifferenza, neppure scalfito da una solidarietà più retorica che efficace, né dei sussulti epidermici e passeggeri di scioccanti ma episodiche immagine di miseria e violenza, ieri il Sudan, oggi il Ruanda, l'Haiti. Sotto questa cappa di indifferenza e di distrazione covano i timori diffusi, le oscure paure che le situazioni esplosive del Sud minaccino la confortevole tranquillità delle minoranze privilegiate dell'habitat mondiale. Bisognerebbe sì procedere, l'ha detto il Papa e cito nella sua prima enciclica, lo ha ripetuto nelle sue encicliche sociali, ad una revisione profonda delle strutture, dei meccanismi finanziari, monetari, produttivi, commerciali, che poggiandosi su diverse pressioni politiche reggono l'economia mondiale, rendendo più rigide le situazioni di ricchezza degli uni e di povertà degli altri. Ma si sa che tutto ciò, il procedere di un'autentica solidarietà,
potrebbe realizzarsi solo se mosso da una vera rivoluzione culturale, morale, spirituale in un Occidente disposto a rivedere i propri modelli di vita, di consumo, disposto ad una condivisione umana dei beni che è ben lontana dall'essere possibile oggi nel clima di utilitarismo dominante. Si vuole invece seguire la più spiccia via del limitare ad ogni costo i commensali al banchetto della vita. E l'egoismo dei ricchi tuonava già il capo della delegazione della Santa Sede 20 anni fa alla conferenza di Bucarest, e non la fecondità dei poveri la causa portante d'un iniquo disordine mondiale. Ma la preparazione della conferenza del Cairo sorprende anche per uno spostamento di filosofia, di ideologia che ne sorregge scopo e strategia. Nel documento preparatorio non si avverte più tanto quella prospettiva lugubre, apocalittica, che agitava lo spettro della population bomb, gonfiando cifre e previsioni di apparente scientificità circa una prossima catastrofe ambientale ed ecologica e l'esaurimento di risorse alimentari ed energetiche. Questo viene lasciato alla propaganda di massa, ora considerata insufficiente, inefficace. In crisi di credibilità anche le teorie di un rapporto di causalità diretta, univoca, ignorante dei diversi contesti, condizioni e fasi storiche tra una forte crescita demografica e un crescente sottosviluppo. Una politica demografica a scala mondiale è oggi obbligata a considerare una grande pluralità e diversità di situazioni nelle quali adesso non posso entrare. Invece l'ideologia, onnipresente in tutto il documento preparatorio della conferenza, è quella, come è stato detto, di un esasperato individualismo. L'universalizzazione dei mezzi contraccettivi, sterilizzanti, abortivi sarebbe, come è stato detto e ripetuto, una conquista degli individui, consacrando il diritto di ogni individuo a gestire la propria sessualità, il proprio potere di riproduzione, mettendo in risalto categoria nuova dentro i documenti delle Nazioni Unite, i presunti diritti di riproduzione, soprattutto nell'esercizio del diritto della donna, includendo quello di essere sempre la sola a decidere, senza alcun ostacolo, a semplice domanda di interrompere o meno la propria gravidanza. Ma si pretende che questo diritto individuale a disporre di tutti i servizi relativi al controllo delle nascite venga anche allargato agli adolescenti e ai bambini, come dice la bozza, perfino assicurando loro che il segreto sarà mantenuto nei confronti degli stessi genitori. La Chiesa non è certo nuova nella sua critica all'individualismo, oggi riproposto in modo selvaggi nell'ambito di un liberalismo universalmente imperante. Che cosa è la presunta tolleranza di uno Stato agnostico, assolutamente neutro quanto ai valori, cornice asettica dell'esercizio dei diritti individuali, quando permette e promuove la peggiore delle intolleranze, che è la distruzione del rispetto della stessa vita umana? Il liberalismo, lo sappiamo, porta in sé la minaccia di questa corruzione della libertà, sganciata da ogni riferimento, criterio etico oggettivo, che assicurino il bene, la verità, la vita delle persone, e perciò staccata, scaricata dal peso delle responsabilità. Una libertà che nega ai deboli, agli innocenti, la condizione elementare di ogni libertà, cioè il diritto di vivere, sappiamo che non è libertà, ma è tirannia. Se tale gestione della propria sessualità è un diritto individuale, il Papa pensa in termini di coppie, noi pensiamo in termini di individui, la sessualità non è più domanda di incontro, linguaggio di comunione. Si aggrediscono i fondamenti della realtà della famiglia, che la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riconosce come la cellula naturale fondamentale della società. Sacrosante ragione del Papa per denunciare questo tentativo di tradimento di alti principi su cui è fondata l'Organizzazione delle Nazioni Unite,
di un anno della famiglia che potrebbe rischiare di diventare anno contro la famiglia. È impressionante l'osservazione del padre Diarmuid Martin, capo aggiunto della delegazione della Santa Sede al Cairo, protagonista nei dibattiti preparatori della conferenza a New York, quando segnalava che due parole ne sono state totalmente assenti, anche se si trattava di questioni relative alla trasmissione della vita. Neanche un solo riferimento al matrimonio e meno che mai un solo riferimento all'amore. Si sa, il potere e i suoi burocrati preferiscono parlare all'individuo isolato, spogliato dai suoi legami di appartenenza e prima di tutto della sua famiglia, e perciò più esposti all'influsso di mentalità e di comportamenti di chi detiene precisamente il potere di esercitare tale influsso. Così come preferiscono parlare di una popolazione generica, astratta, uniforme, più comodo oggetto di manipolazione che di popoli concreti, con le proprie tradizioni storiche, culturali, religiosi, con i propri bisogni e speranze. Ma a quali diritti e libertà individuali ci si riferisce quando è ben chiaro che i family planning service si diffondono preferibilmente nei paesi poveri tra persone in situazione di estrema necessità e scarsa istruzione, mediante diverse modalità di incentivi economici, di pressione sulle famiglie, di martellante propaganda? Il diritto individuale forse della donna contadina del Brasile o dell'India, sterilizzata senza che sappiano a cosa hanno dovuto sottoporsi o costrette ad abortire in cambio di un transistor? C'è una storia di inganni, di violenze nell'applicazione di questi piani malthusiani. Quali diritti dei popoli quando l'aiuto allo sviluppo e i crediti internazionali così necessari vengono apertamente o de facto condizionati e legati alla condizione di accettazione di questi programmi? Più si proclama astrattamente il diritto e la libertà degli individui, più la concentrazione del potere dei suoi mezzi tecnologici e l'opera di persuasione indotta, capillare, universale dei suoi strumenti di comunicazione di massa tendono a manipolare, lo diceva già un documento pontificio, non solo l'essenza biologica, ma anche i contenuti della stessa coscienza degli uomini e i loro modelli di vita. La diffusione delle politiche neomalthusiana poi è associata alla marea di nichilismo, di gaio nichilismo, di edonismo assolutizzato, diventato lo spirito del nostro tempo, dove al crollo degli ateismi messianici segue il regno dell'ateismo libertino di massa, nuovo oppio dei popoli, perché soffoca le domande, i desideri, gli ideali grandi del vivere e del convivere, dell'amare, del lottare per affrontare i problemi dell'uomo e dei popoli da una passione per il destino comune. Affermato un potere discrezionale dell'uomo sulla vita e sulla morte, le conseguenze sono incalcolabili. La storia recente ci ha propinati troppi esempi di etnocidi e di genocidi, di sterminio di ogni tipo. Possiamo far finta di dimenticarli nella distrazione, nel divertissement? La Chiesa non può non impegnarsi dunque, perciò, nella salvaguardia della dignità trascendente della persona umana di fronte alle minacce di questo nuovo Leviatano. Confida nel destarsi della coscienza di tutti coloro che hanno a cuore il bene e non la distruzione della persona. Il bene e non la distruzione della famiglia, l'autentico sviluppo umano solidale dei popoli. Confida nella tradizione delle grandi religioni monoteistiche come risorse preziose per questo compito, nella consapevolezza che dove Dio scompare, scompare anche la dignità assoluta della vita. Confida nell'arduo processo educativo delle persone verso una paternità
e maternità responsabili. Confida che le politiche neomalthusiane siano avvertiti dagli uomini di retta coscienza non come segni di un nuovo ordine, ma di decadenza nel disordine iniquo, in una regressione di civiltà. Sa che la sua missione, finisco, è soggetta oggi alle sfide di come vivere cristianamente e comunicare le ragioni di una novità di vita in un mondo non cristiano. Quanta risonanza dunque ha quell'affermazione, oggi, qui, ora, del filosofo americano McIntyre, che voi, cari amici, avete seguito nell'impostare il tema di questo sempre prezioso meeting fra l'amicizia, per l'amicizia tra i popoli, e vale la pena leggerlo in conclusione. Per tutto ciò che evoca, un punto di svolta decisivo si ebbe quando uomini e donne di buona volontà si distolsero dal compito di puntellare l'imperium romano e smisero di identificare la continuità della civiltà e della comunità morale con la conservazione di tale imperio. Il compito che invece si prefissero, spesso senza rendersi conto di ciò che stavano facendo, fu la costruzione di nuove forme di comunità entro cui la vita morale potesse essere sostenuta in modo che sia la civiltà sia la morale avessero la possibilità di sopravvivere all'epoca incipiente di barbarie e di oscurità. Grazie. Grazie. La parola al ministro Guidi. C'ho la coda. Ho la coda. Mi sentite? No. In questi giorni qualcuno ha detto che le mie posizioni sulla vita le ho acquisite nei salotti. Se i ranchitos, se le favelas, se lo stadio di Beirut, se il luogo di reclusione dei 517 dei relitti di Hamas, con tutte le loro contraddizioni, se Niños de Lua, se qui stasera sono salotti, io questi salotti li ho frequentati e sono orgoglioso di essere qui stasera. Se 27 anni di testarda ricerca della vita, anche dove la vita viene negata, nelle persone anziane, nei bambini down, nelle persone con handicap in genere, una ricerca testarda, limitata, per qualcuno assurda ed ingiusta, come neuropsichiatra infantile, io l'ho fatta e mi scuso se ho ricercato la vita in queste persone che per qualcuno non sono degne di vivere. Vi chiedo scusa. Se mi oppongo con forza al Cairo, ma non solo al Cairo, a Roma, in Val Brembana, a New Delhi, o a Brasilia, o a New York, se mi oppongo al muro contro muro, definendo a priori, in un'ottica tutta occidentalocentrica, che
il tema della qualità della vita può essere ridotta a numeri, confesso di non aver capito nulla, nulla. Io credo che la conferenza del Cairo, ma anche la conferenza quotidiana che tutti noi abbiamo nella sfida costante del nostro potere di essere vivi per difendere la qualità della vita di chi ci sta vicino, non può essere ridotta in termini di quantità. È una delle mistificazioni più grandi, più egoistiche, ma anche meno scientifiche dei nostri giorni. Il mio incontro qui tra voi non è un incontro di un cattolico. Lo sono, ma se permettete, sono affari miei. Alla mia anima ci penso io, non i giornali. Io sono qui con il mio piccolo peso di neuropsichiatra infantile che per una stagione breve o lunga della sua vita diventa ministro, un ministro della famiglia e della solidarietà, con un approccio laico, comprendendo che all'interno della valenza di essere laici c'è spazio per tutti, c'è anche spazio per tollerare chi ha una fede che quasi per qualcuno stimola un senso di colpa. A me sembra qualcosa di feroce e di veramente razzista. Entriamo, e ho pochi minuti a disposizione, ma tutta una vita, forse breve, forse lunga, davanti a me per parlare con voi e con tanti altri. Parliamo di questa conferenza del Cairo e ne parlo come capo delegazione, delegato dal Presidente del Consiglio e per un percorso molto breve, responsabile della commissione per la preparazione del Cairo. A mio avviso, veramente, il senso di colpa, e non voglio semplificare, dei paesi occidentali si sta proiettando in questa conferenza in maniera storica. Si tende alla quarta colonizzazione. Nella prima abbiamo privato troppe persone delle loro braccia, lo schiavismo, abbiamo privato queste popolazioni di materie prime utilizzando anche localmente delle braccia che magari dovevano scavare delle gallerie non capendo cosa riuscivano a fare mentre prima dissodavano i campi. La seconda colonizzazione, abbiamo imposto una politica di sviluppo assolutamente irrispettosa delle culture locali, non sempre perfette, come qualcuno mi ha messo in bocca. In ogni popolo ci sono contraddizioni, non esiste il popolo idilliaco, c'è sempre un mix costante di sofferenze, di dolori, ma anche di capacità e di creatività. Abbiamo amplificato le sofferenze e i dolori, abbiamo limitato in molti, in troppi popoli, le capacità e la creatività. Non possiamo non dirlo, non possiamo, senza senso di colpa, autoaccusarci di questo. Se non lo diciamo, non scriviamo una storia leale del nostro tempo. C'è una terza colonizzazione, ed è quella dei media.
che hanno imposto a popoli di grandissima cultura, positiva o negativa che sia, di profonda cultura, abbiamo imposto con la violenza di immagini che non potevano verificare una cultura dell'opulenza e del consumo che ha portato più danni delle colonizzazioni precedenti. L'insoddisfazione di vivere una vita stentata ma dignitosa, difficile ma piena di storia. E non sto miticizzando un mondo idilliaco, sicuramente dei mondi complessi, diversi, in difficoltà, ma con un patrimonio storico di dignità irrinunciabile. Il piccolo schermo, una falsa mitologia di novità, ha sradicato intere popolazioni dalle proprie abitudini, anche crudeli, da propri riti, anche non condivisibili, da abitudini lavorative spesso faticosissime e penalizzanti, bambini e donne, certo. Ma che cosa abbiamo proposto in alternativa a questa difficilissima vita quotidiana? Quindi non sto evocando paradisi terrestri che non ci sono, sto evocando l'ultima violenza, anzi purtroppo la penultima che abbiamo realizzato, quella di togliere a queste popolazioni così varie che non possono essere chiuse in un solo cassetto di categorie, ma vanno considerate una a una. Non è la stessa cosa Burkina Faso e le Filippine, il Bangladesh e l'Egitto, non è la stessa cosa, ma c'è un punto in comune: abbiamo ridotto la loro difficile conservazione di dignità, difficile conservazione di dignità. Gli abbiamo imposto la penultima colonizzazione, quella dell'insoddisfazione, forse in parte giusta, del loro Stato, ma come soluzione dei modelli di riferimento assolutamente improponibili, perché già falliti da noi. Noi che abbiamo fallito in parte la nostra civiltà, ci siamo posti come popolo adulto. Solo perché ricco, ricco poi di che? Di qualche lira in più di consumi spesso imposti, ci siamo posti come dei genitori severi ad imporre regole, perché ricchi e quindi adulti, a popoli perché poveri e in sofferenza, considerati come bambini a cui si deve insegnare tutto. Questo ha sradicato la dignità, ripeto difficile, di milioni e se non miliardi di persone. Cosa hanno fatto? Hanno cambiato lavoro, abitudini, si sono persino sentite in colpa delle nostre colpe. Hanno perso persino l'irritazione verso l'Occidente che gli dava la voglia di reagire. Sono passati da, tra virgolette, vittime, e non sempre, spesso vittime di loro stessi, e questo lo dico e lo virgoletto, ad assistiti, il che vi giuro è sempre peggio. Si sono agglutinati, questo è il termine, in grandi città, hanno abbandonato i loro territori, spesso inospitali, ma che l'avevano ospitati per migliaia di anni. Hanno cominciato a creare un alveare, un agglutinamento di persone che si definisce sovrappopolazione. Certo,
se consideriamo le grandi capitali del mondo, e questa ciambella di sofferenza intorno, e con il buco nero centrale di nostra indifferenza, beh, allora sì, la ciambella intorno sofferenza accomunata alla nostra indifferenza o ai nostri interessi, beh, allora sì, si può parlare veramente di sovrappopolazione. Ma esiste famiglia nella megalopoli, un'eterna periferia? No. Esiste dignità? No. Esiste il valore della vita in una situazione di invivibilità imposta da regole esterne? No. E allora io mi chiedo, come andiamo al Cairo? Con l'orgoglio dei ricchi per imporre nuove regole per la quarta colonizzazione, dicendo: vi abbiamo privato anche della dignità, oltre che delle risorse, oggi ti priviamo anche del diritto alla vita. Io non ci sto. Questo non significa, e qui non ho problemi a tramutare il vostro applauso in fischi, non ho questo problema di popolarità, io non voglio essere popolare, considero la voglia di popolarità espressa da alcuni giornali rispetto a una persona con handicap, proprio perché detta in maniera esplicita, come l'altra faccia del razzismo, quello che impone alla persona con handicap di essere sorridente, buono e bravo. Io non sono né l'uno né l'altro. E allora, in questa situazione di strana cultura che identifica la sovrappopolazione soprattutto nelle grandi città, non parlando di ridistribuzione dolce nel territorio, di apertura delle frontiere, di valorizzazione della cooperazione allo sviluppo autodeterminata, e concluderò su questo, della valorizzazione del volontariato, è l'unica vera ricchezza che possiamo scambiare con i paesi del sud del mondo, il nostro formidabile volontariato, che forse a qualcuno fa paura perché è l'espressione più alta e forse unica della nostra democrazia di fatto e non delle parole. Ecco, in questi termini, e io ancora non ho consultato, e lo farò, il Consiglio dei Ministri, che giustamente vincolerà quello che dirò al Cairo. In questo momento parlo sì da ministro, ma anche da medico, rischiando i fischi, ripeto, perché non cerco popolarità, sarò il chiacchierone che nulla ha fatto, come definisce Panorama. Sono molto contento di aver chiacchierato. Troppa gente come me è stata chiusa negli istituti, scusate se lo dico, viva la faccia che posso parlare, è già qualcosa. E mi permetto di ringraziare ufficialmente Panorama e tutti quei giornali che hanno enfatizzato la mia voglia di chiacchierare e voglia di libertà. Grazie. Allora continuo, suscitando sicuramente qualche fischio. Sono allora contro un controllo delle nascite? Voi vi aspettate, io dica di sì? No, io sono favorevole
anche all'autodeterminazione di un controllo delle nascite, valorizzando la famiglia come soggetto di diritto che può essere chiamata tribù, che può essere chiamata single, che può essere chiamata famiglia monoparentale o allargata. Diamogli un diritto di scegliere, ma diamoglielo veramente questo diritto di scegliere, e non ponendolo come centrale alla conferenza del Cairo, ma come elemento di una strategia più generale nella quale è evidente il controllo non può essere l'aborto, perché non lo è. L'aborto non è controllo delle nascite, è negazione della vita, punto. È solo chi trae da questo capitolo importante, ma uno dei mille capitoli della conferenza del Cairo, un potere diretto o indiretto, fa di questo tema il tema centrale. È una conseguenza tristissima l'aborto e mai come regolatore delle nascite. Certo, triste è la nazione che per vivere meglio nega la vita al proprio futuro. Quindi il primo punto è una ridistribuzione sul territorio di risorse, di intelligenze, in una cooperazione allo sviluppo che era la nostra sfida e alla quale abbiamo tristemente rinunciato. Abbiamo rinunciato ad aiutare chi soffre, preferendo imporgli la negazione delle vite, non solo della vita nascente, ma di tutte le vite in tutte le sue stagioni. E questo non è accettabile. Cosa bisogna fare allora? Io non lo so. Se c'è qualcosa che mi nego, è il diritto ad avere ragione su tutto. Il laico che vuole avere ragione su tutto e su tutti ha creato nel Novecento e forse anche prima i peggiori torti e i peggiori massacri della storia. Io non voglio. Avere la presunzione di dare ricette complessive e condivise da tutti, da laico, che personalmente è anche cattolico, sarete voi a giudicare quanto l'una cosa influenza l'altra, non sta a me giudicarlo, chi lo fa mi pare un po' meschino, perché manco mi conosce, almeno personalmente non li ho visti. Io credo che qualcosa però debbo dire, e sono capitoli: aiutare l'autodeterminazione dei popoli con una politica dello sviluppo, che era una nostra sfida e alla quale abbiamo in maniera egoistica e grigia rinunciato. Primo, aiutare i popoli all'autodeterminazione, dando degli aiuti anche economici, ma anche di persone, soprattutto valorizzando il volontariato, che è la nostra ricchezza più grande. L'ho già detto, ci insisto. Secondo, non considerare questo momento di agglutinamento nelle grandi metropoli del mondo come una realtà da accettare passivamente, perché è evidente che lì non c'è più vita,
lì non c'è più diritto alla vita, lì non c'è più diritto alla famiglia. E allora lì, se tutto rimane com'è, non solo l'aborto, che può permettere altre vite, ma persino la sterilizzazione è giustificata, giustificabile e persino auspicabile. E questo non può essere accettato da nessuna persona civile. Quindi il secondo punto è ridistribuzione delle persone, non più considerate come numeri scomodi che gravitano come un peso, come un macigno, come un pericolo sulle vite sonnolente egoistiche dell'Occidente, ma come ricchezza da autovalorizzare. Le frontiere in un'osmosi, non di disperazione, ma di ricchezza. Loro da noi, con le loro culture, da rispettare, ma anche da giudicare con severità, perché nulla è perfetto e chi mi ha messo in bocca che vedo in chi è lontano la perfezione non ha capito quello che dicevo. Nulla è perfetto, ma debbono venire da noi portando le loro culture, le loro fedi, le loro discrasie, le loro contraddizioni, ma l'osmosi deve essere reciproca. Noi dobbiamo andare da loro, ma non con i caterpillar che nella sabbia non servono, non con dei dissalatori dove magari l'elettricità non serve e basterebbe una pentola, un fogherello per purificare l'acqua, non portando ospedali che rimangono cattedrali nel deserto, utilizzate da noi per speculazioni di vecchio e nuovo tipo, non vincolando in accordi segreti l'acquisizione di risorse per comprare armi. Nessuno lo dice, non ho capito perché. Dobbiamo esportare, mi avvia la conclusione, persone, volontariato, culture anche nostre da rispettare, perché non tutto in Occidente è negativo, lo dimostrate voi stasera. C'è tantissimo da valorizzare in noi, c'è una ricchezza soprattutto personale di speranze, di professioni, di volontariato, che può essere una ricchezza per i paesi del sud, del mondo. Anche la nostra religione, più tollerante dell'intolleranza di chi declama e declina di non avere nessuna fede. Beh, dico, siamo molto più tolleranti noi di chi si professa, di chi fa il messia della non fede. Boh, non ho capito che significa. Per me l'intolleranza è quella, ma lasciamo stare. Che cosa fare allora? Determinare una politica complessiva dello sviluppo, nella quale non esiste l'assistito e chi ha l'orgoglio di assistere dall'alto perché sta al nord. Sembra che sta più in alto, mi pare che la terra è rotonda, non c'è. Non c'è chi sta a capotavola e chi sta ai lati. Per fortuna la terra è rotonda e non è cubica. Delle leggi naturali forse sono state molto più democratiche di chi con una matitina ha determinato confini assolutamente immateriali. Bene, io dico che una politica non può essere vissuta da chi dà e quindi si sente forte anche pedagogicamente e da chi riceve. Esiste una sfida negli anni 2000 che coinvolge tutti noi. Io non vi conosco per nome, coinvolge tutti noi. Può essere una sfida di un minuto o di una vita,
ma è una sfida forte. Dare a chi abbiamo tolto troppo qualcosa di noi, ma non basta. Avere la voglia, l'umiltà intelligente di capire che nel momento che diamo riceviamo qualche altra cosa. C'è uno scambio di dignità reciproca. E da questo punto di vista, e ho ancora 3 minuti, me li sono presi da solo, senza orologio. Poi magari sono se ne presi molto di più di 3 minuti, ma la perdoniamo volentieri. Io non c'ho l'orologio, non c'ho la contropro. Volevo davvero, perché sennò, no, l'amicizia o l'inimicizia non è modo di chiarirla. Beh, volevo dire questo allora. Controllo delle nascite, l'ho detto, forse sì anche, senz'altro, ma prima o parallelamente alfabetizzazione anche dell'adulto, anche della donna, perché abbia la possibilità di scelta politica di sviluppo, non solo economico, ma anche umano, nel rispetto intelligente delle culture sulle quali andiamo ad interferire, sapendo che avremo uno scambio. Le megalopoli non dovranno più esistere, perché sono questi i centri agglomerati dove davvero non è più possibile vivere, ma non per motivi numerici, ma per mancanza di spazio. Ridare, e questa è la sfida, alle famiglie di tutto il mondo, anche le nostre, che stiamo vivendo una delle più drammatiche esperienze dei nostri tempi, un'inversione demografica che qualcuno vive come valore, mentre chi non sa investire nel futuro dei propri figli non ha ancora capito che ha introiettato una sconfitta totale. Beh, non credo che queste persone possano insegnare molto a nessuno. Quindi anche controllo delle nascite, dolce, rispettando i metodi naturali autoctoni, perché ci stanno già culture, ma soprattutto incentivare l'autodeterminazione dettata dall'alfabetizzazione senza limitazione di modelli improponibili. Questa è la sfida che ci si propone. Ma c'è un'ultima sfida importantissima, dei quali nessuno parla e che mi rende profondamente insoddisfatto. Si declina giustamente su tutti i mass media nazionali ed internazionali il diritto della donna, e ci mancherebbe altro che non fosse così. Donna è veramente uno dei sostantivi più importanti del nostro pianeta, però per difenderla non dobbiamo strumentalizzarne il nome, troppo facile da usare, solamente considerandola un'incubatrice per stranissimi esperimenti. In questi giorni ad Erice si è parlato del pericolo del plutonio. Il plutonio, la radioattività, le malattie genetiche. Stiamo attenti. Oggi ci hanno messo muro contro muro per parlare in maniera impropria solo dell'aborto e non della sfida del Cairo. Abbiamo parlato di una pagina dolente, ma non di tutto il libro. Tra qualche anno il rischio è lo stesso. Non parleremo del vero pericolo della donna incubatrice, della manipolazione genetica. E su questo finisco.
tra qualche anno, già adesso, milioni di embrioni nelle ghiacciaie, milioni di ovuli e sperma giacciono e non morti né vivi, ma sospesi. Sospesi per che cosa? Per una vita futura? Non lo so. So che ci può essere la sfida dolce di una scienza che dia più salute alle future generazioni. Lo sappiamo. E non l'esorcizzo. Ci vivo nella scienza, nel mio piccolo. Ma ci può essere, come sempre, l'orrenda contraddizione della scienza senza morale, la scienza senza fede, la scienza senza ideali. Come vedete, la fede l'ho messa in mezzo, come la Nutella. Ebbene, cosa faremo di questi potenziali figli? Li faremo star meglio? E chi deciderà se ci avranno il diritto di nascere o no? Se saranno handicappati non avranno diritto, perché disfunzionali al mercato, come è stato finora. Io sono molto disfunzionale al mercato, quindi non esisto. Io sono un'apparizione virtuale per qualcuno che vorrebbe che io non sia mai nato. Meno male. Ebbene, questa apparizione virtuale, che però ancora non è stata spenta perché l'energia elettrica ancora c'è e mi sostiene, vi dice in piena umiltà che questi embrioni, questi spermatozoi, questi ovuli, in una scienza non amica, possono diventare, perché le regole del mercato giustificano sempre se stesse. Le regole del mercato possono diventare la neoetica dello scoop sui giornali o della manipolazione genetica. Si giustificano sempre. E il robot umano, che sarà molto meno costoso del robot bionico o addirittura elettronico, può diventare la persona alta 30 centimetri per lavorare a basso prezzo in miniera, altissimo per lavorare senza gravità, forse sulla Luna, assessuato dove non serve lo stimolo dolce, che io non rifiuto, ma voglio, del sesso, senza possibilità di generare, perché magari deve durare 300 anni e poi essere disattivato, con tre cervelli, perché deve essere il computer umano, o completamente idiota, perché serve solo a essere muscolarmente forte. Questa è la nostra sfida. Non è solo il controllo attuale della quantità, che deve diventare qualità di vita. Se no, abbiamo perso la sfida a Rimini, a Baghdad, a Roma e al Cairo. Ma deve essere anche coniugare la scienza con la coscienza, perché se no, alla negazione della vita recente oggi o a quella della vita negli istituti per anziani e per handicappati, o quella negazione di vita nella cintura metropolitana delle megacittà, domani si sostituirà la manipolazione genetica, che forse è già in atto. Avremo forse l'uomo fragola, ce lo mangeremo, a me non piacerà. Io non ho altro da dirvi, ho solamente una cosa da dirvi: la società italiana, la società mondiale è piena di contraddizioni, di violenze, di guerre, ma è anche piena di formidabili possibilità che non possiamo autolimitare.
è piena di creatività al polo come all'equatore, a Roma come in Bangladesh. Voi ne siete una prova, grazie. Io potrei fare a meno di te. Tu devi intervenire più di me. Grazie Ministro Guidi, la parola adesso a Monsignor Sgreccia. Ho un avviso per i colleghi della stampa. La conferenza stampa relativa a questa tavola rotonda avrà luogo immediatamente qua dopo la fine dei nostri lavori. Monsignor Sgreccia. La qualifica con cui i delegati della Santa Sede vengono ammessi alle conferenze internazionali promosse dalle Nazioni Unite è quella di osservatori. E io ho avuto la ventura, la possibilità in questo anno 93-94 di avere più volte questa qualifica, ma ho cercato anche di investirmene della parte, cioè di osservare attentamente e non soltanto ciò che si riferisce alla conferenza del Cairo. La conferenza del Cairo è stata preparata da almeno due conferenze preparatorie, una a Ginevra, alla quale appunto ho avuto modo di partecipare come responsabile della delegazione, e un'altra a New York, che ha preparato quel documento che ora sarà approvato. Ma anche le conferenze che avevano per tema l'anno internazionale della famiglia, e sono state quattro indette dalle Nazioni Unite. Da questo panorama eccezionale abbiamo avuto modo, chi ha potuto osservare naturalmente, di ricavare veramente una valutazione delle sfide che si pongono alla famiglia oggi. Sono state queste due, l'anno internazionale della famiglia e l'anno sulla conferenza su popolazione e sviluppo del Cairo, queste due circostanze incrociate, forse non a caso, a rendere possibile una radiografia della famiglia nei suoi molteplici problemi, nella sua emergenza. Io vorrei, il più sinteticamente possibile, perché è già stato detto quasi tutto ed io stavo lì per chiedere alla Presidenza di rinunciare al mio intervento, perché è già completo il panorama pressoché davanti a voi. Ho potuto comunque evidenziare quattro problemi di fondo che riguardano la famiglia oggi, e se mi permettete di lasciarmi andare un po' al mio vezzo didattico di chi fa scuola continuamente, li vorrei schematicamente presentare, perché credo che il miglior servizio che si possa fare oggi è quello di far conoscere. Il primo problema, che a mio avviso è il più fondamentale, è stato appena accennato dal dottor Caracchini, è precisamente, scusate il bisticcio, il problema del fondamento della famiglia. Vi prego di prendere in seria considerazione questa sfida. Noi abbiamo avuto sempre nella nostra cultura questa certezza, non soltanto nella cultura cristiana, ma nel panorama culturale di tutti i popoli, che la famiglia
sia fondata sul matrimonio, su un patto, diversamente celebrato secondo le varie culture, ma insomma su un impegno solennizzato, riconosciuto, tra un uomo e una donna, per una reciproca integrazione e per l'apertura alla procreazione. A sua volta, il matrimonio, per la riflessione secolare e plurisecolare, non soltanto cristiana, ma anche pre-cristiana, il matrimonio è fondato sulla natura umana, che è sessuata, uomo e donna. Dunque, fondamento della famiglia è il matrimonio, fondamento del matrimonio la natura stessa dell'uomo. Ora, questo fondamento sta per essere sconfitto, starei per dire negato. Io credo che non si riuscirà a sconfiggerlo, perché proprio è fondato sulla natura umana. Lo diceva già Aristotele: l'amicizia fra l'uomo e la donna è un'amicizia del tutto speciale ed è la prima forma di incontro integrato tra la persona umana uomo, la persona umana donna. Nelle conferenze a cui abbiamo assistito, specialmente quelle relative all'anno internazionale della famiglia, si è tentato di dire, e si è scritto nelle relazioni finali, nelle conclusioni finali, nei rapporti ufficiali, che non esiste la famiglia, ma le famiglie. Quindi si può parlare solo del plurale, perché c'è una pluralità di forme, e che la famiglia non si fonda sul matrimonio. Il matrimonio è già stato accennato nei rapporti conclusivi delle conferenze preparatorie sull'anno della famiglia. La parola matrimonio è stata tolta, non è stata mai ammessa, e non è stata una dimenticanza, perché io stesso mi sono fatto premura in una di quelle conferenze, con l'appoggio di alcune delegazioni, di far presentare una proposta nella quale si diceva, almeno dal punto di vista descrittivo, che nella società di oggi, anche quella occidentale, ci sono diverse forme di convivenza, ma esiste tuttora la famiglia fondata sul matrimonio in una gran parte della società attuale. Questa proposta non fu accettata, e mi si spiegò poi da uno dei relatori che la parola matrimonio non poteva essere introdotta nel rapporto finale delle Nazioni Unite, perché in alcune aree culturali ha un significato repressivo. Noi sappiamo chi è che ha teorizzato questa repressività del matrimonio: la famiglia come prigione e il matrimonio come repressione. È stato Herbert Marcuse. Pensavamo che questa cultura fosse ormai al declino, avesse fatto il suo tempo, ma evidentemente questo radicalismo superstite si è nascosto dal mondo politico macroscopico, si è infilato nel mondo del costume ed è entrato profondamente, almeno in questa classe che ci rappresenta nelle assemblee universali. Ecco allora il punto fondamentale: il matrimonio non fondato sulla famiglia, su che cosa? La famiglia non fondata sul matrimonio, su che cosa si fonderebbe? Precisamente sulla scelta libera del soggetto. E allora la scelta libera del soggetto è variabile, può cambiare e può verificarsi anche tra uomo e uomo o tra donna e donna. Dunque, la sconfitta la presunta sconfitta della natura umana e la ideologizzazione dell'individualismo. Questo, secondo me, è il punto focale della situazione. È più grave ancora della questione del controllo delle nascite, che non è che un aspetto di questo primo fatto. Ecco, la fondazione della famiglia non più sulla
natura umana, e noi da cattolici diciamo sul progetto di Dio, uomo, donna, non repressi ma donati l'uno all'altro per una pienezza di vita e con una donazione naturalmente libera. Questo progetto che viene ad essere rifiutato è il progetto che noi dobbiamo riproporre e rinnovare in questa società. È il primo impegno, è la prima sfida. Naturalmente per la Chiesa Cattolica è un impegno di evangelizzazione, ma per tutte le culture è un impegno di riflessione, perché ripeto che la famiglia sia fondata sul matrimonio e che il matrimonio sia fondato sulla natura umana non è una invenzione della religione cristiana, semmai la religione cristiana ha reso più evidente, più bello, più plenario, più consistente questo progetto. Il secondo problema che è focale per la famiglia di oggi, la seconda sfida, è quella che è stata detta, sulla quale quindi non mi fermerò, quella della pianificazione familiare. Però voglio dire una parola, perché anche qui non si semplifichi troppo, la questione è più profonda di quanto può sembrare. Quando Paolo VI pubblicò nel 68 la Umane Vitae, si pensò che fosse un problema serio e grave quello della denuncia della contraccezione, che rende possibile la disgiunzione dell'aspetto unitivo da quello procreativo, la divisione tra amore e procreazione, una specie di vivisezione dell'atto coniugale, una cosa certamente grave, ma oggi noi capiamo che non era tutto lì il valore della Umane Vitae. Il valore dell'Umane Vitae è anche nel fatto che faceva riflettere sul pericolo politico di una dominazione di carattere politico della procreazione. Giustamente sono tanto contento che l'abbia detto un laico e un ministro, quello di dominare la procreazione umana, disgiunta dall'atto coniugale, diventa dominabile chimicamente, tecnicamente, politicamente. Questa è l'ultima forma di colonizzazione e la peggiore. E a questo proposito vorrei però fare attenzione, perché non è facile per i nostri delegati, anche quelli della Santa Sede, che sono, devo dire, abbastanza dediti a un rigore di preparazione su questi temi, non è sempre facile snidare le insidie. Le insidie sul fatto della pianificazione familiare nel documento preparato per il Cairo e in generale nella cultura che viene disseminata dai mezzi di comunicazione sono due. La prima è di nascondere sotto formule belle delle cose orribili. Sono state già accennate certe formule: il diritto procreativo, la salute procreativa, la regolazione della fertilità, l'aborto sano, senza rischio. E sono tutte formule che vanno alla ricerca di un aborto legalizzato e liberalizzato. Perfino la parola salute, che è sacrosanta, ho fatto una ricerca su un libro pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità intitolato 20 Years of Procreative Health, 20 anni di salute procreativa, si dice la salute è uguale al pieno benessere fisico, psicologico e sociale. Questa è la definizione piuttosto utopica ed edonista che ne ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità del concetto di salute. Nella procreazione umana la donna ha diritto alla salute, e quindi quando viene meno il suo personale pieno benessere fisico, psicologico, sociale, ha diritto di accedere a tutti i mezzi per recuperare il suo pieno benessere. Quindi ha diritto, e nel libro si parla soprattutto di questo, alla
contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto. Il concetto di salute, come vedete qui, è rovesciato e diventa copertura e ipocrita legalizzazione dell'aborto, concepito in questo caso come mezzo per la salute, quindi addirittura come un ingrediente del diritto alla salute. Non ci poteva essere una ipocrisia più sopraffine, al punto che abbiamo sentito il dovere sulla stampa, prima ancora che insorgessero le questioni del Cairo, di denunciare queste mistificazioni. E un altro punto molto importante sul problema della pianificazione familiare va pure detto, per cui l'impegno di evitare che l'aborto sia usato come mezzo di regolazione delle nascite diventa ancor più difficile. È che oggi la contraccezione chimica, in gran parte per volontà politica delle politiche di ricerca internazionalmente finanziate e per connivenza di un settore della scienza, la gran parte dei preparati di contraccezione sono non più contraccettivi ma abortivi. Ce n'è tutta una serie costruita apposta per interrompere la vita dell'ovulo già fecondato, i contragestativi e gli intercettivi, pillola del giorno dopo, vaccini, IUD e RU486. E ce ne sono altri che all'apparenza, alla vendita e nel commercio e nelle farmacie sono ancora presentati come i vecchi contraccettivi, ma che hanno oggi come oggi, per modificazioni di dosaggio, hanno un'alta percentuale non di contraccezione, cioè di impedire la fecondazione dell'ovulo, ma di abortività, cioè di interrompere l'attecchimento, di impedire l'attecchimento dell'ovulo già fecondato nelle tube o nell'utero. Quindi c'è una trasformazione della contraccezione in abortività. E nel volume che ho citato prima si dice in finale che d'ora in poi la ricerca in campo internazionale, finanziata e organizzata, sarà rivolta soprattutto alla messa a punto di questo tipo di preparati, che non chiamo farmaci perché non sono farmaci, sono preparati chimici e contro la vita. Ecco allora come la questione della regolazione della fertilità umana diventa un problema da impostare nuovamente e culturalmente attraverso la rivendicazione di quella che il Ministro giustamente ha chiamato l'autoresponsabilità e di quello che la Humane Vitae chiama la responsabilità procreativa, la procreazione responsabile quanto a decisione, quanto a etica decisionale, e l'adozione dei metodi naturali quanto a etica dei mezzi. Oltretutto questi metodi restituiscono la sessualità, la scelta procreativa alla volontà, all'accordo delle coppie, ubbidiscono anche a un intento di ecologia del corpo umano. Non possiamo noi spendere parole e fiumi di parole perché si conservi l'ecologia del territorio, dell'aria, dell'acqua e delle campagne, e nello stesso tempo permettere che il corpo umano non abbia più una ecologia, un rispetto, ma sia fonte di sfruttamento economico da parte di tanti professionisti, soprattutto il corpo della donna, e anche sede di ogni tipo di inquinamento. C'è qui una proposta quindi che il mondo cattolico deve saper gestire, che ha un valore di civiltà e di cultura e di smascheramento delle vere insidie che stanno dietro al concetto di regolazione delle nascite. Un terzo problema che tocca la famiglia è una terza sfida sulla quale giustamente il Ministro in fase finale ha richiamato l'attenzione, e io mi ero preparato a farlo, comunque ora mi semplifica il compito, è quello della procreatica. Dentro la procreazione artificiale non passa solo lo scoop giornalistico, ancora noi abbiamo capito poco di quello che sta nascosto lì dentro. Non passa soltanto l'autoguadagno di tanti ambulatori
più o meno conosciuti anche da coloro che riscuotono le tasse, e di lauti guadagni di cliniche che hanno migliaia di embrioni congelati. Non passa soltanto questo tipo di speculazione. Dentro questa procedura ci sono almeno tre conseguenze che bisogna guardare in faccia con grande senso di responsabilità culturale, scientifica e morale. Primo, c'è un incremento dell'aborto. Un'altra forma per abortire è quella di procreare e di costruire embrioni in vitro. Come sapete, su uno che ne attecchisce, 9 ne vanno perduti o congelati o abbandonati alla sperimentazione. È un'altra strada che sfugge anche alla 194, dalla quale sembra che nessuna forma di aborto possa sfuggire. Un'altra conseguenza della procreazione artificiale è rappresentata dalla distruzione della parentalità. Non ci siamo accorti che qui si inaugura una parentalità plurima. Ci sono 3 madri, 2 padri per uno stesso individuo, che vuol dire che non ce n'è nessuno. Laddove c'è la donazione di gameti, ovuli o sperma che sia, o entrambi, o donazione di utero, la parentalità diventa evanescente, diventa plurima, diventa assente. Mentre un figlio che nasce ha diritto a riconoscere i suoi genitori veri, i genitori che gli abbiano dato il sangue e la psiche profonda, e che gli possano dare la paternità giuridica e la responsabilità educativa. Questo è un diritto tra i diritti umani, il più sacrosanto, uno dei più sacrosanti, dopo quello del diritto alla vita, e non capisco io perché non possa essere denunciata apertamente la frode che viene fatta attraverso la legalizzazione delle procreazioni attraverso la donazione, le cosiddette eterologhe. Ho letto su Avvenire, mi dispiace, e l'ho scritto al direttore qualche tempo fa, un grande elogio della legge francese fatta sulla procreatica. Forse perché all'inizio ci sono dei bei principi altisonanti, riconosciuto il valore della maternità, contro la commercializzazione del corpo umano, contro la madre surrogata, qualche cosa di contro c'è, ma si ammette per esempio la congelazione degli embrioni, la formazione di embrioni in vitro, la sperimentazione sugli embrioni quando è necessaria, si dice, per la scienza. Si ammette soprattutto questo fatto, la fecondazione eterologa, cioè il fatto che si possa dare a un figlio più genitori, più mamme, più padri, e questo si chiama qualche cosa di positivo. Io non mi sentirei mai di approvare, e mi auguro che il Parlamento italiano non lo faccia, né nel Comitato Etico Nazionale di cui faccio parte, e spero che ne manco in Parlamento, passi questa offesa al nascituro e al bambino di togliergli davanti il diritto ad avere un padre e una madre riconosciuto. Ma attraverso la procreazione artificiale passa un'altra cosa ancora più grave. È stata denunciata fortemente da alcuni scienziati, specialmente in Francia, e tra i primi, tra questi alcuni che avevano incominciato, erano i pionieri della procreazione artificiale, come per esempio Testard. Passa la selezione del genere umano, passa l'eugenismo, quello negativo già sta passando a man bassa, l'uso selettivo della diagnosi prenatale, ma l'uso più selettivo ancora della diagnosi preimpiantatoria, cioè quegli embrioni che vengono fecondati in vitro, poi vengono guardati col microscopio elettronico, vengono buttati quelli che si ritengono non idonei all'impianto, viene scelto già il sesso. In Francia e in Inghilterra si butta la femminuccia perché non è voluta dai genitori, perché da una parte si dice che l'embrione precoce non è niente, però
allo stadio di 8 cellule già diagnosticano il sesso, quindi vuol dire che è un individuo già ben determinato, e eliminano il sesso non voluto. Ma oltre questa eugenica che si chiama negativa, cioè attuata attraverso il rifiuto di ciò che si ritiene non accettabile, oltre questa può essere impiantata all'interno della procreazione artificiale l'altra tecnica, quella che giustamente il ministro ha denunciato, quella dell'ingegneria genetica, che consente di fare dell'eugenica positiva, cioè di dare al soggetto, mentre è lì nelle mani del biotecnologo, di dargli quel tratto di gene, quel tratto di codice genetico che può potenziare la sua forza fisica o la sua presunta predominanza intellettuale o altro tipo di caratteristiche, perché una volta lasciato l'embrione in vitro nelle mani dello sperimentatore, egli ne è il padrone. E questa è una delle ragioni per cui la teologia cattolica, ma il buonsenso, dovrebbe rifiutare questo tipo di medicina. L'ultima sfida che si pone alla famiglia, e mi auguro, proprio sono contento di poter dirla qui davanti al ministro, mi auguro che anche in Italia su questo punto si inverta il percorso, è il riconoscimento in positivo della soggettività della famiglia. Il soggetto di diritto non è soltanto l'individuo, soggetto di diritto sono anche i corpi intermedi, e la famiglia è il primo corpo intermedio, voluto dalla natura stessa, non fosse altro per la continuità della specie, ma voluto anche per la tutela del figlio, per la sua alimentazione, per la sua educazione. E allora questo corpo intermedio, naturale, il primo, come scritto del resto nella nostra Costituzione, come molte Costituzioni riconoscono, come abbastanza vagamente, ma pur riconosce la Dichiarazione dei diritti umani dell'ONU, questo tipo di corpo intermedio, la famiglia, deve avere una sua soggettività, deve essere riconosciuta la sua consistenza giuridica, deve essere tenuto in conto quando si legifera da tutte le parti e anche per le politiche fiscali, e anche perché ci sia possibilità di formarla la famiglia, di poter accogliere la vita all'interno della famiglia. Non deve essere un eroismo, ha detto il Papa, poter diventare madre per una donna, e anche per consentire ai genitori di svolgere il loro compito educativo anche nei rispetti della scuola e anche nei rispetti della scuola statale. La Chiesa Cattolica nell'81 ha codificato i diritti della famiglia, e noi attendiamo che questi vengano riconosciuti anche nelle sedi legislative dei singoli stati. Concludendo e lasciando molte altre considerazioni, vorrei fare due citazioni. Una di Giovanni Paolo II, della Familiares Consortio al numero 3, che vorrei lasciare così, dato che sono l'ultimo a parlare, anche come impegno comune. In un momento storico nel quale la famiglia è oggetto di attacco da parte di numerose forze che cercano di distruggerla o comunque di deformarla, la Chiesa, consapevole che il bene della società e di se stessa è profondamente legato al bene della famiglia, sente in modo più vivo e stringente la sua missione di proclamare a tutti il disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia, assicurandone la piena vitalità e promozione umana e cristiana, e contribuendo così al rinnovamento della società e dello stesso popolo di Dio. Noi crediamo in questo modo di fare un servizio alla società, quella nazionale e quella internazionale. L'altra citazione è di carattere così un po' ottimistico. Qualche volta, quando ho modo di esporre questo quadro dei problemi morali della famiglia, la negazione del fondamento, la pianificazione familiare, la procreatica, la negazione dei diritti della famiglia, alla fine qualcuno mi dice sempre che la visione che do è troppo pessimistica, che ci sono anche tante brave famiglie, certamente.
E io però credo che esistano due modi per essere ottimisti. Uno quello di chi non vede la realtà o fa finta di non vederla. E questo tipo di ottimismo è molto infantile, è molto simile alla sciocchezza, alla superficialità. E un altro modo invece di essere ottimisti è quello di guardare bene in fondo e fino in fondo la realtà che la storia e la società ci presentano e di avere nello stesso tempo la certezza che il nostro impegno e l'impegno e le forze che Dio ci ha dato, qui mi esprimo come Chiesa, sono capaci di portare al risanamento di queste piaghe e a proporre nuovi e positivi orizzonti al cammino della società. Non è la prima volta che è successo. E un'altra ragione di ottimismo è che non prevarranno, a mio avviso, i pensieri, le teorizzazioni, le ideologie fatte a tavolino da persone che pianificano secondo il più spietato e gelido utilitarismo sociale. Ma la storia ancora una volta, e anche su questo punto io me lo auguro, ma direi quale lo vorrei profetizzare, la storia ancora una volta, come è stato detto, camminerà a piedi scalzi, cioè con i piedi dei poveri e delle popolazioni che conservano in sé tutti i valori della natura. Monsignor Fabiani, per un intervento conclusivo. Vi ringrazio della pazienza che avete avuto nonostante il caldo, ma io ho l'impressione che il quadro sia ancora più nero di quello che ha presentato Monsignor Screggia, perché è venuto meno il senso della verità. Non esiste più nella nostra società da parte di tanti una verità oggettiva. E gli stati sono portati a legalizzare tutte le deviazioni purché non si tratti di toccare il patrimonio. Quindi direi così, divorzio, aborto, ci sarà l'eutanasia, ci sarà tutto, perché lo Stato ormai non riconosce più alcuna trascendenza. Quando c'è di mezzo il denaro, quando c'è di mezzo il successo, quando c'è di mezzo il potere, praticamente tutto è possibile. Se avete visto anche negli ultimi documenti che sono stati presentati, si nega che sia una persona non solo l'embrione, ma neppure il bambino appena nato, neppure la persona in coma, neppure la persona che abbia perduto l'uso della ragione, semplicemente perché si dice non ha più l'autocontrollo, non ha più l'autocoscienza, non ha più la possibilità di pensare a un passato, a un presente e a un futuro. Noi ci troviamo di fronte ad una realtà che sarà sempre più grave, anche perché si è verificato purtroppo in tutte le branche del sapere umano quella divisione che Cartesio aveva operato nella persona umana fra spirito e estensione. Il corpo è soltanto un oggetto di cui si può disporre a piacimento perché ha perduto qualsiasi simbolica metafisica. Il quadro quindi è piuttosto brutto, ma noi siamo cristiani. E in quanto cristiani sappiamo che ci deve essere l'impegno per una legislazione che favorisca aiuti, sostegno alla famiglia in tutti i suoi aspetti e la sua ricchezza. Ma non sarà mai questo che risolverà il problema che farà della famiglia un'autentica culla dell'amore e della vita, da cellula fondamentale della società. Quello che è necessario di necessità ineluttabile è un cambiamento di mentalità e quella conversione, quella metanoia a cui ci invita pressantemente il Vangelo con le parole di Cristo: convertitevi e credete al Vangelo. Siamo imbarcati nell'esistenza, ma nonostante le apparenze non siamo in balia dalle onde, perché Cristo ha risposto alle più profonde esigenze dell'uomo con la sua parola, la sua morte e risurrezione,
ha garantito ogni libertà a chi si affida a lui ponendosi alla sua sequela, colma di grazia chi si impegna per il bene. In lui la battaglia decisiva nella storia della salvezza è già stata vinta, anche se il combattimento con il male e il peccato sarà sempre duro, perché sempre ci saranno uomini afferrati dalla concupiscenza del sesso, della bramosia della ricchezza, del prestigio, del potere per il potere. Lui ha assicurato di essere la via, la verità e la vita. È vivo e presente oggi, come lo sarà domani e postdomani sempre. A noi non resta pertanto che aprirci a Lui, alla verità, e ad impegnarci per viverla con coerenza, coraggio e tanta fiducia nella quotidianità, nella via individuale, familiare, sociale, politica, culturale, che è la nostra via. La famiglia vivrà di tutta la sua bellezza, di tutta l'intensità di amore che la caratterizzano nel piano di Dio, se tutti i suoi componenti sentiranno il legame familiare come luogo in cui si esprime la loro libertà, la loro responsabilità, la loro capacità di donarsi e di costruirla come una realtà per cui vale la pena spendersi completamente. Se questo cambiamento, questa conversione sarà attuata in ciascuno di noi e nelle nostre famiglie, allora noi constateremo, per usare una frase di Peguy, come l'opera La testimonianza del cristiano abbia il potere di trasformare l'acqua torbida in acqua chiara e daremo alla società quell'apporto di onestà, laboriosità, solidarietà, novità di cui ha estremo bisogno. Il laico Huizinga nel 1943, quando l'Europa era funestata dalla terribile guerra che chiamiamo la Seconda Guerra Mondiale, egli osservava: noi non disperiamo, perché al mondo ci sono ancora coloro che gioiscono nel giorno di Natale. Noi siamo di quelle persone che nel giorno di Natale gioiscono perché sanno che Dio è entrato nella storia dell'uomo. E per questo, nonostante che i tempi siano particolarmente difficili, proprio per questa caduta della visione dell'esistenza di una verità ontologica, cioè oggettiva, noi siamo certi che con l'aiuto del Signore potremo fare in modo che la nostra presenza e la nostra opera possa veramente dare alla famiglia tutto quel valore, quella dignità a cui ha diritto e alla persona umana quel rispetto che le è proprio, perché creata da Dio per un destino eterno. Tante grazie. Grazie e buona continuazione. Invito i colleghi della stampa ad avvicinarsi se desiderano porre delle domande ai nostri relatori. È riservato alla stampa questo momento, naturalmente.